Mi chiamo Dabu Shilan, sono uno dei titolari del ristorante Baghetto, siamo quattro fratelli nel cuore di Roma, siamo al ghetto ebraico nella zona Trastevere. La cucina è kosher, quindi è per tradizione ebraica. Facciamo la cucina giudaica romanesca, di carciofi alla giudia, di filetti di baccalà, di fiori di zucca, di tortini di aliciotti con l'indivia, che è un classico giudaico romanesco, e la concia di zucchine, che è un altro piatto classico romano, e tonnarelli con la bottarga, e tantissimi altri piatti anche medio orientali. Mio padre è nato in Libia, cresciuto in Libia, poi è stato cacciato via in Italia perché erano italiani. Quindi abbiamo mischiato le due cucine, sia quella medio orientale sia quella romana, con la zona del ghetto di Roma e con la cucina giudaica romanesca, siamo ebrei, quindi abbiamo mischiato bene. Il cavallo di battaglia, lo so, i carciofi alla giudia, è un carciofo fritto che viene mangiato tutto il carciofo, tipo un cracker su una patatina fritta. Poi dopodiché abbiamo la concia di zucchine, cibo povero, ecco, e poi cucinato al modo kosher, tantissimi carciofi, tanti fritti, si fa una carne secca che è una specie di prosciutto kosher, qualcuno lo chiama, chiaramente è una carne di manzo che viene coperta con sale e pepe e poi viene assecchita proprio fuori dalla finestra. Oggi non si fa in finestra ma si fa in laboratorio, però si usa ancora quella tradizione, diciamo, di questo cibo. Chiaramente la carne viene macellata differente, viene comprata da macellerie kosher, però si usa, ecco, l'anatra, non si usano tutti i tipi di carne, ecco, si usa, l'animale deve essere comunque con lo zoccolo spaccato, quindi altrimenti non si può mangiare. Frattaglie sì, animelle sì, cervello sì, certo sì, quello si usa molto qua il cervello fritto. Io penso che i ricordi romani hanno non c'è un bambino che non si ricorda che la nonna gli dava il cervello per forza, insomma, con la forza. Però devo dire, un piatto che va benissimo, va alla grande, coradella con i carciofi, quindi... E questo è il nostro carciofo alla giudia, è fritto, chiaramente fritto, poi vengono mangiati tutte le foglie una per una, come fosse un french fries, una patatina fritta proprio. Sono Antonio Perdicchia, lo chef del ristorante Sughetto qui al Portico d'Ottavia a Roma, e oggi vi faremo vedere come si prepara il classico carciofo alla giudia, tipico della tradizione giudaico-romanesca. Questa è una qualità di carciofi detta mammole oppure carciofo romanesco. Adesso vi farò vedere come si pulisce per poi andare a friggerlo. Si prende un coltello cosiddetto spelucchino, perché è curvo, ha la punta curva. Si taglia il gambo, si estraggono le foglie in eccesso, fino a che non si arriva a vedere la parte più bianca, più tenera. Si toglie la parte più coriacea, più dura. Poi si prende un limone, si strofina con del succo di limone perché il carciofo è ferroso, altrimenti diventa subito nero. E poi col coltello, così roteando il carciofo, si levano le punte. Si passa con un altro poco di succo di limone. E questo adesso è pronto per essere fritto. Olio di girasole, 4-5 minuti.
Una volta fritto così si fa raffreddare e poi si apre come un fiore. Si gira e si lascia così. Almeno una notte in frigorifero così. Così prende la forma giusta, perché altrimenti se noi questo lo andiamo a rifriggere si chiude di nuovo. Il risultato è questo, lo buttiamo nell'olio bollente . Questo è il risultato finale, si mette sale, pepe, prezzemolo ed è pronto.